Carissimi amici, come ho detto la settimana scorsa, ci troviamo ora dinanzi ad una serie di insegnamenti di Gesù sulla ricchezza. È come se Gesù fosse un po' triste nel vedere gli uomini come ominichi, come qua, darsi da fare per accumulare cose che comunque bisogna lasciare, pensando e legando il proprio cuore alle piccole o grandi ricchezze che si possono avere. Ripeto, Gesù ci vuole liberi, liberi dentro, e noi abbiamo il cuore troppo legato. Quando il nostro cuore viene legato a troppe cose, a troppe cianfrusaglie, soffoca e noi non respiriamo più libertà, non respiriamo più pace e armonia dentro di noi, ma siamo come oppressi, assediati da mille occupazioni e preoccupazioni che ci distolgono dal compiere effettivamente la nostra vita e dunque dallo svolgere il nostro compito in questo mondo, perché bisogna lasciare qualcosa di solido in questo mondo, non solo in opere visibili, ma anche di storie di amicizia, storie di misericordia, storie di elemosina, se volete, storie di relazioni autentiche, fondate, ecco, su questa pace del cuore. Bene, Gesù continua il suo insegnamento e dicendo che bisogna vendere quello che abbiamo e darlo in elemosina. Cosa vuol dire questo? Allora dobbiamo ridurci tutti in povertà? No, il Signore ci chiede di essere liberi, perché la nostra vita non dipende dalle cose e la nostra libertà consiste nel vivere la vita come esercizio di tenerezza. È esattamente questo vuol dire elemosina. Elemosina vuol dire avere tenerezza, chinarsi con tenerezza verso gli altri. Allora si apriranno orizzonti nuovi, vasti, si spalancherà un orizzonte straordinario nella nostra anima. Gesù dice di farci borse che non invecchiano e di costruire un tesoro inesauribile nel cielo, perché dov'è il vostro tesoro, là sarà il vostro cuore. È importante allora domandarci: ma dov'è il mio tesoro? A che cosa sto legando il cuore? A volte non si tratta soltanto di beni materiali, a volte si può trattare anche di dimensioni della nostra vita. C'è chi lega il proprio cuore, per esempio, al sesso, e quindi vive con questa bramosia sessuale, continua, che non lo lascia libero, non lo lascia sereno. E il cuore è sempre inquieto, perché è legato a questa ricerca di possesso, a questa ricerca di soddisfazione. Dice Gesù, state pronti, con la cintura ai fianchi, come a dire, la vita è un viaggio, è un pellegrinaggio e noi dobbiamo essere pronti a vivere questa vita come pellegrinaggio, a saper viaggiare leggeri, leggeri. Perché la cintura ai fianchi? Perché alla cintura i pastori in modo particolare, quindi gli uomini contemporanei a Gesù, legavano quelle poche cose che avevano, legavano
una piccola borsa di denaro, ma legavano anche gli utensili, il cucchiaio di legno, le cose che, la ciotola, ecco, per bere o per mangiare, poche cose essenziali, perché l'importante è vivere la leggerezza dell'essere, non per essere superficiali, ma per saper volare alto. E allora accumuliamo tesori in cielo. Ogni atto d'amore, ogni momento di perdono è un tesoro che noi accumuliamo in cielo. E allora alla fine del nostro viaggio sarà Dio a farci l'elemosina del suo amore, cioè a chinarsi con tenerezza su di noi e a introdurci nell'eternità beata. E così sia. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Thank you.